È arrivato il momento di completare l'ultimo episodio di ZZ Rabbit 1. L'ultimo episodio extra per la precisione. Wild Rabbit. White, no, non è Wild Rabbit, è Wild Webbit. Ah, vabbè. Tipica citazione del tipico personaggio dei Looney Tunes. Ma poco me ne importa. Iniziamo a sbattere Tartaruga in giro. Iniziando da Ceramicus. Avevano terminato i nomi dei pianeti, vedo. È da parecchio tempo che non ci gioco, ma vediamo come va a finire. Ho visto una tartaruga già arrivarmi addosso, ma... sono fanatici dello sport qui? Della ginnastica? Perché vedo queste tartarughe saltellare in giro come delle rincoglionite, ma... poco male. Abbiamo visto pure l'altro episodio com'era, era... pieno di scimmiette allegre e il risultato l'abbiamo visto. Praticamente ci facevano un sacco di male perché erano semplicemente stupide. Quindi penso che questo non sarà da meno, questo... oh mio Dio, sono tante. Non sarà da meno anche in questo episodio. Si comportano da coglioni e noi comunque ne subiamo le conseguenze. Come ho già detto nel precedente video di Serious Sam, che verrà comunque uppato dopo di questo perché peserà di meno, ma comunque praticamente il computer nuovo mi ha dato alcune difficoltà per l'emulazione e ciò nonostante DOSBox funziona ancora bene, vorrei osare dire, quindi non ci sono ulteriori difficoltà nell'emulazione, ma in quella per Windows sì, dato che VirtualBox ha dei problemi, in particolare sulla risoluzione direi, perché continua a mostrarmi un quarto di schermo quanto è in pieno schermo, insomma fa un po' di casino per sé. Il gioco sembra girare abbastanza bene. Queste molle non suonano. Si saranno dimenticati di mettere il suono. Salta, salta, salta. Probabilmente devo arrivare all'altra parte di là. Wow, prima ci sono riuscito così bene. Adesso proprio fallisco la grande apparentemente. Dai, zomba, zomba, no. E non zombie, non zombie. Continua a sbattere di testa contro là. Dai. Oh, bene. E ora scendiamo. Altre tartarughe fanatiche della ginnastica, vedo. Checkpoint! Volevo proprio continuare Little Big Adventure 2, ma... ci sono difficoltà tecniche. Purtroppo. Vedrò cosa posso fare in ambito. Oh, posso rompere... i vasi. Mi sento tanto Link, ma... questo non è Zelda, è ZZ Rabbit. Fra le tante cose per le quali questo gioco è stato, diciamo, accusato di fare plagio, pure questi vasi che si rompono. Adesso lo accusiamo di plagio pure per Zelda adesso. Vorrei dire, questi strani alberi sembrano quasi usciti da Sonic. ZZ Rabbit! Dannato copione! Fine livello! Vai al prossimo Ceramicus! Oh! Ho mancato due scomparti di munizioni, ma forse posso raggiungere l'altro. No, no! Troppo liscio, troppo liscio. Non si zomba. Vabbè. Poco male. Li massacro sempre con il blaster normale io. Aia. Erano giusto sotto.
Ecco, le solite molle traditrici che piazzano a destra e a sinistra nel gioco. Oh, rapid fire. La voglio. Non posso. Merda. Probabilmente c'è qualche scomparto segreto da raggiungere, ma non so dove sia. Come tutti i segreti di questo gioco. Ma andiamo per di qua. Cominciamo almeno a sistemarci per bene. Ecco un one up tutto per noi. Un bel quadruplo scudo. Io dicevo sempre triplo, ma attualmente è quadruplo. Sono sempre bravo nella matematica. Magnifico Senseless. Genio della matematica. Oh, pappagallo. Vediamo di perderlo subito adesso, eh. Checkpoint e molle a bizzeffe. Vorrei scendere, perfetto. Perché saltano così? Comunque, una delle mie teorie per il fatto che VirtualBox funzioni di merda penso sia anche dovuto alla nuova scheda video, che è una Nvidia 980M e non sia esattamente molto indicata per l'emulazione. Dovrebbe se c'entra qualcosa. Ho provato anche a discendere la risoluzione del sistema operativo, il che in alcuni casi funziona, ma non sempre. Quindi dovrei tipo riavviare il computer ogni 2x3 perché il computer, cioè l'emulazione è andata a puttane. Semplicemente come va, come inizia ad andare a puttane non si può più sistemare, punto. Cioè spegni l'emulazione, la riavvii, fa sempre quel quadrettino piccolo. Anche se chiudi proprio tutti i processi dell'emulazione, niente, continua a fare quel quadrettino minuscolo. E inizialmente avevo pensato di averla appunto sistemata per il fatto della risoluzione, ma il punto è che l'ha ripresa a fare, quindi non è quella la soluzione diretta, è solamente una soluzione così indiretta, buona per qualche volta. Ora dove dovrei andare? Che mi sono mediamente perso. C'è un salto lì che non posso raggiungere, l'avete visto voi prima. Forse lo posso raggiungere, non mi ci sono impegnato abbastanza. Anche perché indietro non posso tornare. Torniamo su con queste molle silenziose. Andiamo un po' a spammare il salto magari. Oh, dai, ah, ecco, sì. Era proprio che non mi c'ero impegnato abbastanza. Mi sono giocato già parte dello scudo. Massacra di tutti, pappagallo. Ah, fine livello. Bene, voglio proprio vedere il prossimo. Non è stato molto impegnativo questo. Oh, proprio si chiama deserto questo qui. Miseria. Una parola italiana una volta ogni tanto. Deserto. Ed è un deserto con tanto di piramidi. Cos'è quella? Cos'è quel coso là sopra? Fermo poi. È un nemico? Che design curioso. Ciao pappagallo. Ci devono aver lavorato un po' su quest'ultimo.
Prima non mi ha aggiunto lo scudo, però. Ho sempre lo scudo quadruplo, però anche senza il... appunto l'aggiunta, che ho preso uno di quegli scudi doppi, ma non mi ha dato nulla. Si prospetta un livello un po' complicato. Eh sì, con questi proiettili che arrivano da destra e sinistra. Rimpalzini. Meno male che ho scudo. Ah. Ma che cazzo? Continua a farmi beccare. C'è poi... Oh. Queste mura sono sospette. Maledizione. Non riesco a raggiungerlo. Ok, perfetto. Ce l'ho fatta. C'è cos'altro là sopra. Ah, ne avevo proprio bisogno. Salta qui. Wow, per un soffio. Non mi ero proprio accorto di quei cosi. Ora dove devo andare? Penso che devo andare sempre alla destra, ma non posso più andarci. Oh. Quelle lucertole possono essere pericolose. Fanno questa camminata assurda. Salto lungo. Ah, fine livello. No, grazie, vorrei scendere. Perfetto. Oh, qua c'è un buco. Lo devo distruggere con TNT, magari. Vediamo. No. Bene. Allora, a cosa serve questo strano posto qui? Poco male. Serve per tornare evidentemente in questa zona, ma... Come ci si arriva lì in primo luogo? Quelle molle, evidentemente. Ah, bene. Uno scudo come questo è un altro pappagallo. Distrugge, distrugge. Spara, spara, spara. Ti ho visto, sai. So che sei lì sotto che mi aspetti. Beh, avevo visto una lucertola cadere, ma a quanto pare non c'è più qui.
Oh, quante cazzo di lucertole ci sono. E adesso le facciamo tutte fuori. Ordinaria amministrazione. Questa sarà difficile. C'è questo stronzo che sta lì. Sarà difficile. Mi pareva a me, infatti. È una di quelle zone da verrai colpito in modo mandatorio. Questi ne manco, li ho fatti respirare. Beh, pensavo che se ne è andato via tutto lo scudo, perché l'ho visto sparire in un momento. Andate molle del cazzo. Fatemi scendere. Bene, perché ci sta un altro che sta sparando. Non vorrei che ci rimetto un po'. Fatto. Fine livello. Ciao ciao deserto. E ora bonus. Prendiamo tutte le gemme e via, le ho già viste. Baum. A posto. 50 gemme in meno di 2 minuti. Non ce la posso fare. Wow. Sono tante. Maledizione. Se continua a sbattere così, certamente non ce la posso fare. Dai, 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 dai. Devo trovare una clessidra. Non ce la posso fare così. Vedi qua. Merda. Eccone una. Ah no, dall'altra parte. Va bene. Ce n'era un'altra da qua. Sembrava di aver premuto la corsa. Vabbè, peccato. Vai, vai, vai. Siamo a 41, 42. L'altra clessidra sta da qua. Ok, ora è più possibile che ce la faccia. Adesso posso farcela. 5. 38. Dai, altre due, altre due. Che sgommata. Altre 9 e 50. Ce l'ho fatta. Ora andiamo al Gunicus. Bene, un vero e proprio paludoso pianeta. Con le rive di un mare, apparentemente. Wow. Cosa mi aspetta? Oh, una nuotata apparentemente. Notamo, notamo. E vado c'è forte il mare. Sembra che più che nemici stiamo distruggendo la fauna locale. Beh, questo sicuramente era nemico. Di certo amico non era.
Non mi serviva quello scuro, l'ho sprecato. Vabbè. Dove devo andare? Forse ancora per di qua. Beh, c'è un pappagallo e che mi è stato comunque utile, ma devo tornare di sotto, evidentemente. Ogni tanto becco un pesce, ma muore prima ancora che ci arriva. Qui sotto è veramente scuro. Quanto buio può diventare questo livello? Non ricordo che c'era un qualsiasi altro livello con questa strana funzione. Bene, adesso sì che si fa più chiaro. Questo perché l'acqua se ne sta andando a fanculo, apparentemente. Apparentemente, quante volte l'ho detto oggi? Comunque, vediamo di farla salire così possiamo passare questo varco. Prenderci un altro quadruplo scudo, magari. Lo riaggiorniamo perché avevo perso uno scudo prima. E ora scendiamo. Sembra un livello abbastanza tranquillo. E tutto mentre spammo all'infinito il blaster. Non possono essere stati così stronzi da aver inserito nemici qua, vero? Perfetto. Non avevo bisogno di tutte quelle carote, ci sono saltato addosso per sbaglio, vabbè. Livello lento, calmo. Forse un po' troppo lento e calmo. Oh, bene, passiamo al secondo livello di questo pianeta. Ah. Ci sto andando un po' troppo rilassato. In effetti non è proprio un livello... annoia un po'. Pappagallo che sta di sopra proprio. Eccolo. Lui non può nuotare. Perché cazzo ce l'hanno messo allora? Vabbè. Ah, benissimo. Oh. Meno male che me ne sono accorto in tempo. C'erano dei nemici qui. Sì, l'Epic Mega Games è stata così stronza da inserire dei nemici pure in questa oscurità. Checkpoint. Oh, devo arrivare lassù? Probabilmente devo far salire l'acqua per farlo. Esatto. Ecco il pulsantino per farlo. Arriva l'acqua, perfetto. Calmo, calmo.
Ora sono senza scudo. La faccenda può diventare più complicata del solito. Eccola che cominciano le complicazioni. Questo perché hanno messo i nemici in posizioni un po' strambe per il livello. Non esattamente ingestibili. Si possono lavorare. Dove sto andando? Non riesco a capire dove sto andando. Ah, bene. Ho finito. E ora al boss. Come sarà il Guardian? Questo lo vedremo. Oh, acquatico. Bene. Mi sa che la faccenda è già finita. Ed è vanno l'ennesimo macchinario che non funziona proprio per un cazzo. Oh mio Dio. Ma ci fosse stato un boss che sia un boss in questo gioco, a parte quello dell'ultimo episodio. Vabbè. Non si sono, si sono proprio sprecati adesso. Hanno messo la copertina del gioco. Adesso andiamo a trovare Eva. Già fatto, grazie. Grazie di aver giocato ai episodi perduti di Zed Zagrappit. Sì, sì, lo sappiamo che doveva uscire il seguito. E giocheremo agli episodi di Natale, sotto Natale, appunto. Abbiamo finito Zed Zagrappit! Alleluia! Bene, passiamo a qualche altro gioco più in avanti. Per il momento ci salutiamo. A presto!